Presidente Rocchia, buongiorno. Scusi se la disturbo, ma sì, sono Angelo Cristofanelli. Senta, io sto qui alla funicolare di Rocchia di Papa. Mi permetto di disturbarla perché è vero che sono passati 10 anni e finora non è successo niente. A Corte dei Conti, almeno che io sappia, e alla magistratura, nessuno è venuto mai a indagare perché qui, però io la chiamo perché qui c'è da trovare una soluzione, prima che poi tutto il fagotto faccia capo a lei. Sono 10 anni, Presidente, sono 10 anni. E i soldi ci ha messi la Regione Lazio e il Cotral, finora 15 milioni di euro, però il suo assessore Righini gliene ha dato un altro milione. E lo so, ecco, la funicolare avete qui, la funicolare non parte, sono 10 anni. Adesso sai, è cambiata la giunta a Regione. E vedrà che adesso si sveglia la Corte dei Conti, si sveglia la magistratura. No, a me non mi risulta finora, però non lo so, non mi risulta che si siano interessati di sto magna magna. Io poi c'ho qui il caso di Samara. Samara è una povera ragazza che sta senza casa. Guardi, io le dico, ho parlato pure con Zingaretti, mi ha detto rivolgiti a Rocca. Sì, siccome la carrozza della funicolare sta lì dentro, e allora nel frattempo questa sta senza casa, sta. Vieni qua, Samara, vieni qua, dai, no, mannaggia, se vergogna, Presidente, se vergogna. Mannaggia. La potremmo piazzare là dentro intanto, perché c'è tutto, e qua è tutto pronto. L'unica cosa, se sono fregati, così ho saputo, se sono fregati i cavi del rame, perché qui è tutto fermo, chiunque viene, lei vede, è una giungla qua. Guardi che roba, la dovevano inaugurare qualche giorno fa e poi non si è fatto niente. E allora faccio una cosa, guardi Presidente, io le mando 2 righe di riepilogo con fotografie e cose varie, i filmati, le stringhe dei filmati. Io so 10 anni che faccio sta battaglia, 10 anni. Va bene Presidente, allora ci sentiamo a breve, grazie mille e anche saluti da Samara che... Se vergogna questa poraccia, ma che devo fare?